Assessore, il governo della regione riscopre e valorizza il grano duro siciliano, tesoro storico del territorio. Sì, noi abbiamo dei progetti importanti, tra l'altro oggi proprio c'è una riunione con Valle d'Olmo per implementare una filiera simile a quella che è stata e stiamo celebrando oggi qui. E certo, qua si respira un'altra aria, si respira aria di solidarietà e di carità. Ma guarda, la mia è una famiglia di granicoltori, poi ci siamo convertiti all'agrumicoltura, ma siamo partiti dal grano, quindi sappiamo quanto è importante e fondamentale, non solo per l'alimentazione, per la nostra economia, non soltanto dell'agricoltura. E mi auguro che questo modello che abbiamo, come dire, provveduto a che ci fossero i silos, il mulino, il lievito naturale, eccetera, possa essere un esempio che si diffonda in Sicilia, quando c'erano piccoli panifici, tanti mulini, tanti pastifici. Mangeremmo meglio, aiuteremmo la nostra granicoltura e sicuramente creeremmo posti di lavoro e benessere. Mi auguro, ripeto, che sia un modello che possa riprodursi a partire da questa casa di solidarietà che Biagio Conte, i volontari, gli altri suoi fratelli, ed è una cosa strepitosa e straordinaria, hanno messo su a Palermo. È un segno di grande speranza, il pane ci avvicina, il pane ecco avvicina l'uomo ai poveri, questo è un segno grande, perché c'è molta indifferenza in questa nostra società e io credo che questo segno del pane, ritornare al pane, è un segno dove le persone si svegliano le coscienze e si rende conto che c'è anche chi non ha neanche quel poco, non ha neanche il pane per mangiare. Più volte io ho detto che noi spesso facciamo un tenore di vita superiore a quello che sono le nostre possibilità e naturalmente nel dover scendere questo tenore di vita tutti quanti facciamo difficoltà pensando chi deve cominciare per primo, ma così si entra in una spirale dove nessuno troverà una soluzione. Io credo la validità dell'appello di Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa, cioè dobbiamo capire che uscire da questa crisi è possibile se ognuno fa qualcosa, cioè se ci sentiamo attori di questi cammini di speranza, attori di chi permette di concretamente alla società di andare avanti uscendo dalla crisi in cui sta attraversando.